Nel pieno cuore di Firenze, culla del Rinascimento, nasce Palazzo Virginio. Un residence d'incanto interamente rinnovato, nel grande rispetto dello stile toscano. Un'occasione da non perdere per godere le ricchezze e lo splendore della città di Dante, Michelangelo, Donatello. Per informazioni o per prenotare online, visita il sito www.palazzovirginio.com. L'importanza e il valore di trarre dal romanzo e dai romanzi della propria compagna dei film. Come si fa? Lei ha parlato di necessità di uccidere quasi i suoi libri. Cos'è un uxoricidio letterario? No, uccidere, cioè liberarsene, intendevo dire. Cioè, avere, come dire, intanto una storia scritta alle spalle è un privilegio straordinario, perché tu puoi sotterrare tanto materiale che già esiste in qualche modo, poi lo devi mettere in ordine, lo devi raccontare attraverso, come dire, un ordine, un modulo narrativo completamente diverso. Però devi liberarti di quell'opera, ma quell'opera ti segue come un'ombra in qualche modo, in questo senso. Per quanto riguarda la trasposizione cinematografica di Venuto al Mondo, ecco. Ho finito di scrivere la sceneggiatura, adesso comincia tutto il processo, diciamo, organizzativo e produttivo, di costruzione finanziaria del film. Speriamo, se tutto dovesse andare bene, potremmo immaginare di cominciare a girare da qui a un anno. 7 dicembre esce invece un altro vostro film, quindi la coppia funziona. La coppia funziona, pure il film funziona, si chiama La bellezza del somaro, è una commedia molto divertente. Su un tema, come dire, relativamente drammatico, però trattato in maniera molto molto umoristica, cioè questa ossessione che c'è oggi di non voler invecchiare, di voler essere sempre, come dire, all'altezza della situazione, di non accettare, come dire, che gli anni passano e che il rapporto con la propria vita può cambiare. Tutto questo viene raccontato in maniera comica, c'è una bella storia dentro, c'è un gruppo d'attori magnifico italiano. Lei ha parlato anche dei fondi, insomma, per il cinema che non arrivano. Qual è un suo ulteriore appello, visto anche quello che sta succedendo invece nel campo universitario? Bisogna continuare a dire, a insistere, a spiegare che la cultura è un investimento e non un costo, ecco. E quindi la cultura può produrre anche ricchezza, può produrre tante cose, e soprattutto è anche, come dire, il nervo fondamentale di un paese, di un popolo, di una nazione, cioè il modo di esprimersi di un popolo, di una collettività. E quindi bisogna continuare a insistere, perché questo governo deve assolutamente prendere atto che il cinema, il teatro, lo spettacolo in genere vanno protetti. Ecco, in Venuto al Mondo si parla di una Sarajevo ferita dalla guerra. Ecco, il libro e il film che ne uscirà ha anche la volontà di ricordare una guerra che ormai sembra scomparsa dal mondo dei media? Direi proprio di sì, è stata la guerra europea dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata la guerra europea che noi abbiamo rimosso in qualche misura. Ma dal mondo è tante cose, tante guerre, non è soltanto la guerra, è la guerra di una donna contro la propria sterilità, è una storia d'amore straordinaria, è una storia di amicizia.